Buonasera a tutti quanti, benvenuti nel mio canale Gameplays. Io mi chiamo Salvo, sto riviviando la mia partita in modalità Patto dei Campioni. Allora ragazzi, in privato ho provato ad affrontare il demone della forgia per assaggiarne la forza e studiare bene le sue mosse. Come vedete dall'ultimo mio video guida pubblicata, io ero in forma umana, ora sono un cadavere, come vedete, perché ho provato a testare il boss demone della forgia per studiare anche le sue mosse e questo mi è servito molto. Ora io proverò ad affrontarlo a mani nude, perché l'ho provato ad affrontare con la spada e con lo scudo e mi sono reso conto che non va bene assolutamente, perché si vede che nel patto dei campioni, pur io avendo l'arma al livello 10, infliggo pochissimi danni al boss. Invece mi sono accorto che in modalità, cioè in modalità utilizzando l'anello dell'agnientatore e non mettendo nessuna arma in mano, come dice la descrizione dell'anello, praticamente raddoppia il mio attacco fisico, quindi risulta molto più efficace che io utilizzi il mio personaggio a mani nude per affrontarlo, come ho già fatto anche nel mio canale Twitch, dove io sono molto più avanti. Chi è che voglia vederlo può trovare il link nel mio canale, io già ho già fatto i primi due DLC, quindi quello mi è servito per fare una videoguida ottima qua sul canale YouTube, così vi dirò quali mosse affrontare nel modo giusto e corretto, perché ripeto, col patto dei campioni il discorso è che non possiamo evocare PNG e non possiamo essere evocati, praticamente il gioco diventa molto più difficile di una partita in New Game Plus. Ragazzi, non vorrei annoiarvi, ma purtroppo è la verità, l'ho testato sulla mia pelle, però io che amo le sfide ho intenzione di farlo. L'unico boss che ritengo che non potrò fare, anzi forse sono gli unici due boss che non lo so se riesco a fare, uno è sicuro perché non lo posso fare ed è il demone quello, il boss quello dell'angelo, per un semplice motivo: dovrei sciogliere il patto dei campioni e io, come ho promesso, una volta stretto il patto non avrei sciolto per nessun motivo il patto fino a quando non avrei finito il gioco, quindi non intendo mancare a questa mia promessa. Quindi quel boss io non lo potrò fare, è il famoso boss che praticamente, vi spiego, per affrontare questo boss noi dobbiamo incontrare il famoso anziano nella carrozzella 3 volte. Porco Giuda, un attimo ragazzi, sono in una brutta situazione, rischio di morire, ecco, però a fondo della mia, attaccarlo con la mia spada di fuoco qua è una stronzata. Va bene, non importa, va bene. Allora, stavo dicendo, sempre se non muoio, che quel boss, che il nome non mi ricordo mai, che è il boss quello segreto a forma di angelo, non lo potrò affrontare per un semplice motivo, perché non ho intenzione di sciogliere il patto dei campioni, come ho promesso. Quindi quel boss purtroppo non lo posso fare. E l'altro boss, che diciamo sono indeciso se fare o non fare, che in teoria sono 3 boss, ed è i 3 cavalieri del primo DLC, ragazzi, dove c'è Abel, dove c'è l'arciere e dove c'è l'altro guerriero con le 2 spade. I nomi non mi vengono del boss, insomma avete capito di ciò che parlo, perché lì in teoria sono solo, quindi non lo so se lo farò o cercherò di farlo allenandomi
perché in teoria secondo me un trucco ci sarebbe per poterlo sconfiggere quei tre, ed è quando si entra nello scontro, mi pare che a sinistra, se non mi ricordo male, dovrebbe essere un buco che se tu li fai cadere là non ci può più risalire. Quindi dovrei allenarmi per cercare di buttarli almeno Abel, quello con le due spade lì, scannare quello con l'arciere che bene o male riesco a fottere, e poi con altri mezzi tipo veleno, frecce, cavate varie, riuscire a distruggere gli altri due. Diciamo l'unico modo sarebbe questo. Ecco perché dico a me stesso non lo so se lo farò, perché là da solo è estremamente difficile. Quindi devo vedere, ragazzi. Quindi sono due i boss che dicevo che in teoria non potrò fare. Uno è sicuro al 100%, quello dell'angelo, perché io il patto non lo sciolgo. E secondo questo di qua. Ora ragazzi, sono arrivato davanti a lui. Io cercavo di avere il tessuto dell'acero, ma purtroppo sono stato sfortunato e non l'ho avuto. Quindi che fare? Ho messo questo di qua, che è quello più resistente al fuoco, e in più ora mi equipaggio la magia traspirazione difensiva, e cercherò di affrontare il nostro amico demone della forgia. Auguratemi in bocca al lupo, ragazzi, perché è veramente difficile. Era la mia anima, dove era morto, come ho detto all'inizio, era solo per provare la sua forza e provare il suo punto debole. E insomma, ho studiato, va, perché non è un boss facile. Inizia è difficile. Cazzo, siamo morti. No. Che fortuna. Qua con l'esplosione sicuro, ecco. È morto, ragazzi, ce l'ho fatta, prima volta, che culo, ce l'ho fatta, che sono felicissimo, ragazzi, ce l'ho fatta, mani nude, cavolo, qui mi merito un bel pollice, ragazzi, ho fatto bene la prima volta a vedere le sue mosse, c'è solo un attacco che mi preoccupava, che era la sventolata, e sono riuscito a farcela, sono estremamente contento. Ora mi affronto il come si chiama, il persecutore, che faccia qua. Sono molto molto felice, ragazzi, è andata molto bene. Quindi ho fatto bene, ripeto, ad affrontarlo la prima volta in privato per studiarlo,
diciamo che il mio studio ha portato a buoni profitti. Ce l'ho fatta a prima botta e sono onestamente contento. Quindi ne andiamo nella forgia 2, non ci dovrebbero essere problemi. Qua c'è il persecutore. Ma non c'è problema, sconfiggerlo sarà una passeggiata. Ma vedete, i miei attacchi sono più potenti a mani nude. Sconfitto lui, incredibile, lui è incredibile, mi ha sconfitto. E vabbè, questo è perché l'ho sottovalutato, non pensavo che facesse tutti questi danni. È bravo, e va bene, ti ho sottovalutato, è stato un mio errore fatale. Ma avrò la mia vendetta. Stavolta errori non ne faccio alcuni, ti sottovaluto. Non sei come gli altri, sei più forte. Non ci voleva questa notte, mi ha rovinato la vittoria al demone della forgia, porca miseria. E vabbè, ho sbagliato io, ci può stare, però che sia forte Cazzarola è vero. È molto più forte degli altri perseguitori. Io mio, l'ho sottovalutato ragazzi, chiedo scusa. L'ho sottovalutato. Eh sì, è stata una mia mancanza ragazzi. Porca miseria, mi ha rovinato la bellissima partita che ho fatto, mannaggia, che ve lo potrei tagliarla, ma non è da me, non lo faccio. Io non taglio niente su Dark Souls perché voglio dimostrare a me stessa e a voi che il gioco è veramente difficile e vale la pena giocarlo se amate la sfida come amo io, e provare la modalità a patto dei campioni ragazzi. Se voi la provate vi posso garantire che vi divertirete. Allora, mi levo questa che non mi serve più, mi metto l'arco, sì, e il bastoncino, cioè il bastone della magia, ecco. Mi cambio questi, mi metto i miei, che sono più leggeri e mi fanno avere più anime, ecco.
Allora, pantaloni normali e pantaloni normali, vediamo come è detto, siamo pesanti. Siamo ancora pesanti. Ora va meglio. Diciamo che ora va molto meglio. Allora, andiamo ad affrontare l'altro boss. Gliela rotto là, basta no. Ah, vabbè, io non ho cambiato la magia. Scusate ragazzi. Scusatemi, non ho cambiato la magia. Ora devo cercare di aumentare uno slot, 12. Ok ragazzi, devo andare per forza a Majora e livellare. Cioè livellare no, perché lo faccio sempre in privato, nella videoguida no. Andrò avanti così come sono. Allora, ho già le anime da spendermi, sì, ecco. Prendo anche l'altra e quelle me le lascio per riserva. Perfetto. Dai, alzati Araldo, per favore. Allora, avanziamo. Devo portarla a 14, perfetto. E mi serve la volontà per avere almeno un altro slot. Perfetto, solo che devo cambiare posto, qui il bastoncino e qui l'arco. E io ho il mio verso ragazzi. Sì, perfetto, ok. Possiamo riprendere la nostra partita. Devo stare molto attento a non spendere troppe effigie umane. Quindi proseguiamo. Proseguiamo. Io i DLC non li farò subito come ho fatto nel mio canale DLC, ma li farò nel tempo e nel modo più corretto per essere avvantaggiato. Vi spiegherò io come e quando ragazzi, perché me la sono studiata bene sul mio canale Twitch, quindi ho capito per male dove avevo sbagliato. Cazzo, rischio di morire. Rischio ancora di morire. Ce l'abbiamo fatta per il rotolo della cuffia. Lui già l'ha rotta, vabbè, non importa. Mettiamo la magia. Vieni qua. Ok,
andiamo qua, mettiamo la nostra pietra di farro. Tanto il patto non lo stringo. Sì. Manendo le quattro del fulmine. Come avete sicuramente letto, su Dark Souls sono uscite altre notizie del grande Miyazaki che spiegava un po' la meccanica del gioco. Io ho letto qualcosa e ho pubblicato qualcosa nella mia